Buonasera, buonasera a chi ci sta ascoltando e buonasera a chi ci ascolterà. Ora, siamo qui con Paolo Cagnan per parlare di un personaggio che ha avuto il suo momento di notorietà tra il 92, 93 e 94. Marco Bergamo. Ecco, possiamo tranquillamente dire che Paolo Cagnan è probabilmente, anzi è certamente il maggiore esperto di quello che è passato alla storia come il mostro di Bolzano. Tra l'altro, ha avuto anche modo di comunicare con lui, unico giornalista che ha fatto questo. Marco Bergamo ha, secondo le sentenze, compiuto, o meglio dire, ucciso cinque donne. Lui ha confessato tre delitti, altri due non li ha mai ammessi, anche se poi lo vedremo, è caduto varie volte in contraddizione. È stato condannato all'ergastolo. E è morto nel 2017 per cause naturali. Ecco, ne parleremo con Paolo, Paolo Cagnan. Paolo Cagnan è un giornalista. In questo momento è condirettore di quattro quotidiani del gruppo Gedi, precisamente quelli del Veneto, se non vado errato, ma viene dalla nera, come si dice, e ha scritto molti libri che spaziano un po', che si sono occupati, che si occupano di svariate cose, con una particolare attenzione, appunto, alla cronaca nera e ad alcuni casi mai risolti, soprattutto di quell'area lì, diciamo del nord-est, in particolare credo l'Alto Adige. Ora racconteremo, è venuto il momento appunto di iniziare a raccontare, racconteremo seguendo un po' il filo del libro che Paolo ha pubblicato recentemente, che è questo qui. Eccolo qua. E lo faremo partendo dal 1992. Nel 1992 accade, diciamo, un fatto. Di per sé siamo a gennaio, abbastanza usuale si direbbe, ovvero Marco Bergamo, il nostro personaggio dal quale poi appunto approfondiremo anche e soprattutto la sua personalità, la sua storia, se ne va a fare una settimana bianca in Rio Pusteria. Ora, sembrerebbe una cosa del tutto scontata, normale, in realtà per Marco Bergamo non lo è. Perché? Perché è la prima volta che va da solo, appunto, che viaggia da solo e che sta da solo in vacanza. Tant'è che i genitori gli hanno prenotato l'albergo, gli hanno prenotato il biglietto e addirittura il 5 gennaio lo hanno raggiunto per cercare di sincerarsi se Marco sta bene, se la passa bene. Ecco, questo è un po' l'inizio della storia. Che succede in questo arco di tempo nel quale Marco Bergamo trascorre
una settimana bianca, una normalissima settimana bianca. In realtà scopriremo che non è così. Sì, Igor, grazie dell'invito innanzitutto. Sono molto felice di essere qui. Beh, la notizia, per così dire, è che tutta questa cosa che hai raccontato è vera, ma che lui, piccolo particolare, ha 26 anni, non ne ha 15 o 16. Quindi questa cosa sembrerebbe normale se parlassimo di un ragazzo, di un adolescente che per la prima volta in libera uscita può fare qualcosa senza la vigilanza stretta dei genitori. In realtà lui all'epoca ha 26 anni, è un bolzanino, lavora per una ditta di vinificazione, una ditta specializzata nella realizzazione di serbatoi e di altri materiali per le cantine vinicole alla periferia di Bolzano, dove lui vive con i suoi genitori all'età di 26 anni. Ora, la settimana bianca ha una particolarità, quella che è la settimana bianca di un serial killer, anche se ancora non lo sappiamo. In quelle ore viene trovata morta a Bolzano una giovane ragazza, si chiama Renate Rauch, ed è una prostituta. Ora, dire prostituta nel 92 è una cosa che va assolutamente contestualizzata. Negli anni 90 c'è una situazione a Bolzano, ma non solo, ovviamente distinguiamo in linea di massima fra le città di queste dimensioni, diciamo sui 100.000 abitanti, e ovviamente le metropoli come Roma, Milano, Napoli. Ecco, in quegli anni ci sono due cose: c'è la piaga dell'AIDS, che chi non ha vissuto fa fatica a contestualizzare, soprattutto con la grande paura nella maggior parte della popolazione, quando si è capito che la, come dire, la, lo storytelling iniziale che si poteva morire di AIDS e diventare sieropositivi soltanto con i cosiddetti comportamenti a rischio, e quindi che era un fenomeno che riguardava certe fasce sociali e di orientamento sessuale, in realtà implicava una situazione di rischio molto più diffusa, che riguardava anche le fasce di eterosessualità e di comportamenti promiscui, che erano molto più frequenti di quanto non si volesse riconoscere. Ecco, negli anni 90 c'è una fascia di ragazze che si prostituisce per necessità e che sono tossicomani, cioè si prostituiscono molto spesso saltuariamente, quindi non abitudinariamente, perché hanno continuo bisogno di denaro per procurarsi le dosi, e all'epoca si parla soprattutto di eroina. Questa situazione si inserisce in un ambito in cui la cosiddetta prostituzione organizzata ancora non vede la presenza dei grandi gruppi criminali, e quindi non dico che non ci siano i protettori, ma sono molto rari. Non esiste ancora il concetto di escort, anche se ci sono delle prostitute, diciamo, storiche, stanziali, anche abbastanza in là con gli anni, che in genere attirano i clienti per strada, quindi battono i marciapiedi, letteralmente, ma poi si prostituiscono in appartamenti, molto più che in macchine. E quindi il contesto importante che fa da sottofondo drammatico alla ricerca delle vittime da parte di un serial killer, quale quello di Bergamo, è che tu hai le prostitute di professione che sono anche abituate a certi accorgimenti, si controllano a vicenda, si scambiano i numeri di targa, non ci sono ancora i cellulari, o meglio esistono, ma sono dei cosi grossi così, pesantissimi e molto costosi. E le ragazze che si prostituiscono saltuariamente sono spesso delle prede facili, sono spesso vittime di aggressioni a sfondo sessuale, hanno poca capacità di autodifesa, alle volte sono sotto effetto di stupefacenti e quindi hanno anche una ridotta capacità di difesa, e qui ce ne accorgeremo poi. Ecco, Renate Rauch è una ragazza così, è una ragazza che vive in una roulotte, ha lasciato la casa, ha lasciato i genitori, vive con un altro ragazzo che in qualche modo le fa da sfruttatore, a cui cede i soldi e che a sua volta le procura l'eroina. E lei viene trovata morta nello spiazzo di un distributore di benzina, uccisa in overkilling, cioè con molte coltellate, 19 nel caso.
ma Marco Bergamo è tranquillo a fare la sua settimana bianca, apparentemente. Ecco, come emerge il delitto? Come viene fuori? Chi lo denuncia? Che fanno? Che cosa? Come reagisce anche naturalmente Bolzano, no? Allora, intanto ti segnalo una cosa particolare, che in quell'anno, nel 92, a poche centinaia di metri si inaugura il primo Christkindlmarkt, cioè il primo mercatino d'Italia, il primo mercatino di Natale d'Italia, perché Bolzano è la prima città d'Italia che, copiando una tradizione dell'area tedesca che è molto conosciuta a Salisburgo, a Monaco di Baviera, a Norimberga, in altre città, decide di copiare quel modello e quindi crea dal nulla una tradizione che non esisteva, ma che nella città italiana più a nord ha anche un senso, cioè il Natale in qualche modo è il freddo e la tradizione a Bolzano viene bene. Quindi in Piazza Walter, che è la piazza centrale di Bolzano, si crea il primo mercatino di Natale proprio in quell'anno, e la zona tradizionale di prostituzione per strada è il quartiere di 12 ville che si trova tra la stazione ferroviaria e il salotto buono della città. E quindi vedi già questo contrasto di ninnoli, di alberi di Natale, di luoghi tipici da cartolina, e poi invece lungo le stradine a pochissima distanza da lì c'è questa prostituzione soprattutto di ragazze che lo fanno saltuariamente. Purtroppo bisogna dire che in quegli anni, ma forse da sempre, le prostitute sono considerate una categoria a rischio. Questo è un tratto tipico di quegli anni, ma forse ancora di adesso, per cui i soggetti deboli che vengono uccisi, ma anche che vengono molestati, non hanno un livello mediatico pari a quello delle aggressioni del mondo cosiddetto tradizionale, per cui l'uccisione di una prostituta, per quanto non una prostituta ordinaria, non abituale, voglio dire, non desta lo scalpore che una persona potrebbe attendersi. È un delitto molto violento che ovviamente scuote la città, però qualcuno pensa che l'assassino sia un assassino che ha reagito in qualche modo o al tentativo di difesa a fronte di un'aggressione sessuale, oppure che ci sia un maniaco in giro. E questo spaventa, però vedi che il target del maniaco è una categorizzazione molto debole, per cui all'inizio, anche perché non ci sono dei delitti analoghi, le indagini girano vuoto e girano, come sempre in questi casi, nel tentativo di ricostruire le ultime ore della vittima, i potenziali clienti delle lucciole, perché allora si chiamavano così, e tutto questo ovviamente in assenza totale di tecnologia. Ricordiamoci ad esempio che le città non sono strapiene di telecamere, anzi le telecamere sono rarissime, non ci sono i telefonini, quindi è un'indagine di vecchio stampo in cui arriva, esatto, il maresciallo e cerca di capire se la vittima è stata uccisa sul posto, se ci sono dei segni di trascinamento, si intuisce che è stato un cliente a bordo di un'auto, che l'omicidio è avvenuto all'interno di un'auto e che poi probabilmente il corpo è stato lasciato in questo luogo, che era peraltro un luogo dove normalmente ci si apparta tra clienti e prostitute. E la cosa, insomma, va, sì, a vuoto. Va a vuoto. Quindi però comincia a girare, no, la storia di un'automobile e di un omicidio probabilmente, quasi certamente, avvenuto dentro questa automobile. E poi c'è, come tu hai detto poco fa, l'overkilling. Quindi, insomma, i giorni passano le settimane, siamo al 21 marzo 1992. C'è un'altra, appunto, la ragazza giovanissima che è stata uccisa il 7 gennaio, si chiamava Renate. Qui c'è un'altra Renate che si chiama Troger. Anche lei ha le stesse caratteristiche
di Renate Rauch, nel senso che è purtroppo una tossica, diciamo che forse rispetto a Renate, questo poi emergerà, si buca ogni tanto, e gira per i locali, chiede che magari gli offrano qualcosa. Ecco, chi era Renate Troger e che le accade? Renate Troger ha 18 anni, non vive a Bolzano, è in rotta con i genitori, ha una vita abbastanza scombinata, non è una prostituta abituale, ma non è neppure una tossicodipendente abituale. È una ragazza, ecco, forse definirla sbandata è la maniera più corretta. Gira, vede gente, fa cose, è figlia della notte, viaggia per lo più in autostop, spesso senza soldi, quando ne ha bisogno si prostituisce, e quindi è ancora meno un soggetto inserito stabilmente nel giro di prostituzione. Lei viene trovata morta nello spiazzo della Statale 12, che è la Statale del Brennero, una delle principali arterie di collegamento nord-sud da Bolzano. O fai l'autostrada, l'auto Brennero, per andare verso il valico del Brennero, l'Austria, verso nord, oppure fai la statale. La valle è molto stretta, quindi corrono quasi paralleli il viadotto dell'autostrada, la statale, il fiume Isarco, la ferrovia, è tutto lì. Ecco, in questo piazzale viene trovata la ragazza morta, ed è un delitto quasi in fotocopia, perché anche qui c'è l'overkilling. Qui si scoprirà poi a livello autoptico che in realtà ci sono due caratteristiche diverse, però ricordiamoci che quando parliamo di firma univoca, molto dipende certo dalle caratteristiche dell'assassino, ma molto dipende anche dalle circostanze, dalla capacità di reazione della vittima, dallo strumento atto a offendere, cioè usi un'arma piuttosto che un'altra, dal fatto che il delitto avvenga in uno spazio chiuso, in uno spazio aperto, insomma ci sono molte variabili. Ecco, in questo caso ci sono due variabili importanti rispetto al delitto di Renate Rauch. Il primo è che c'è un iniziale tentativo di strangolamento con un cingolo, probabilmente si dirà dopo con una corda da montagna. Questo tentativo lascia evidenti solchi sul collo della vittima, però non porta a buon fine, per cui poi ci sono una serie di coltellate. Anche qui c'è l'overkilling e qui c'è una situazione particolare post-mortem, che sono quelle che un perito definirà punzecchiature sadiche. Cioè ci sono una serie di colpi che sono molto superficiali, sono colpi post-mortem evidentemente, e che probabilmente fanno parte di un rituale, cosa che non ha paragone rispetto al primo caso. Diciamo però che per gli inquirenti, a distanza di 3 mesi dal primo delitto, scatta immediato un pensiero: qui c'è un serial killer in circolazione. Ecco, e quindi le indagini forse diventano più attente, no? Non è la solita prostituta tossica, ci troviamo forse di fronte a qualcosa di più complesso. Ora, in realtà passano svariati mesi, perché si arriva all'agosto sempre dell'anno 1992, e il 6 agosto è un giorno particolare, perché se non vado errato è il compleanno di Marco Bergamo. Sì. Ebbene, il 6 agosto viene ritrovata, massacrata a coltellate, una ragazza di 19 anni, anche lei con le stesse caratteristiche della Renate Rauch, nel senso che si prostituisce, ma appunto saltuariamente si prostituisce per comprare l'eroina. Si chiama Marika Zorzi.
e il custode della funivia viene avvertito da una coppia che c'è il corpo di una donna sul ciglio della strada e che indossa solo una maglietta bianca, una cinta nera ed ha una scarpa e marica. E quindi chissà, insomma, questa volta però accade qualcosa, cioè finalmente sì, arriva una soffiata giusta alla, a chi sta facendo le indagini. Soprattutto sì, arriva una soffiata giusta sul, su una macchina. Su... Allora, diciamo intanto che nel periodo intercorso tra il secondo delitto e questo, cioè tra marzo e agosto, Polizia e Carabinieri, coordinati dalla Procura, da un allora giovanissimo sostituto procuratore in gamba, Guido Rispoli, cercano di, oltre di andare avanti con le indagini che però non portano da nessuna parte, anche se hanno dei sospetti, qualcuno parla di un biondino, qualcun altro di un'altra macchina, però molto complicata, loro in qualche modo dicono potrebbe tornare a colpire in termini ravvicinati, perché questa è anche una casistica che per i serial killer succede abbastanza spesso. E quindi comunque loro cercano di creare un meccanismo di protezione, di chiusura della città. La città in una conca stretta dalle montagne e dalle colline per tre lati verso nord, e poi ovviamente da Bolzano sud verso Trento sbocca verso la Valle dell'Adige e scende in Trentino. Allora succede che Marco Bergamo si apparta con la ragazza, lì avviene una colluttazione molto violenta. Questo avviene in un piazzale, in un'altra zona dove normalmente i clienti si appartano con le prostitute, portati dalle prostitute stesse, alla immediata periferia di Bolzano. C'è un'altra coppia che è appartata nelle vicinanze, tant'è che una ragazza sente delle urla e chiede al suo cliente di andare a vedere cosa è successo. Il cliente invece prende paura, la molla lì e scappa, e la ragazza stessa poi lascia stare. Marco Bergamo uccide in quel posto la ragazza, poi però deve disfarsi del cadavere. In realtà lei è ancora drammaticamente viva, anche se ha perso tantissimo sangue, quindi sta morendo dissanguata. Lui sale verso una stradina secondaria, andando verso la montagna, verso la collina diciamo, a un tornante apre la macchina, apre lo sportello anteriore destro, lato passeggero, si disfa del corpo e scappa. Però, come hai detto tu, succede una serie di circostanze fortuite, per cui sul posto dell'aggressione, dove la ragazza oppone una fiera resistenza, c'è una battaglia incredibile, nella colluttazione comunque succede anche, perché è agosto, fa caldo, i finestrini sono aperti, che un deflettore anteriore destro della macchina resta a terra spaccato e verrà poi ritrovato, e che una coppia di persone che scende da quella strada incrocia lui che sale e vedono che sale sparato come un razzo, quindi hanno la capacità di individuare la macchina proprio perché c'è qualcosa di strano, cioè nessuno sale sparato. E riconoscono anche BZ, perché all'epoca c'erano le targhe con le iniziali delle province, e poi alcune lettere della targa. Questo è molto utile, perché quando viene trovato il corpo della ragazza ci si rende conto che è veramente serial killer, e Polizia e Carabinieri dicono: questa volta lo prendiamo. Quindi cosa fanno? Iniziano a capire che è una Seat Ibiza, che è di colore rosso, e hanno anche alcune lettere delle targhe. All'epoca, sai, le indagini tecnologiche erano una cosa molto aleatoria, per cui devono andare alla motorizzazione civile e iniziare a capire quante Seat Ibiza targate Bolzano esistono. Nel frattempo però creano un dispositivo di sicurezza, piazzando le pattuglie ai quattro angoli di uscita dalla città. In realtà questo dispositivo viene bucato una prima volta, perché lui torna a casa, si cambia e esce, e quindi riesce a bucare questo dispositivo, va in una pineta alla periferia di Bolzano, dove
cerca di sistemare la macchina in qualche modo, perché il sedile lato passeggero è completamente imbrattato di sangue. Lui lo sventra, sventra la copertura, fa una serie di operazioni anche abbastanza folli, toglie i tappetini, cerca di pulirli, questo nel bosco praticamente, e quando crede di aver sistemato questa cosa rientra in città, e poi però non se ne sta nascosto, detto che secondo me e secondo gli investigatori dell'epoca ci sarebbero arrivati, perché la macchina portava così indelebili le tracce che a furia di prendere una Seat Ibiza dietro l'altra con i dati della motorizzazione, quindi andare a vedere chi erano i proprietari, cercavano macchine incidentate senza il deflettore eccetera, lui in realtà dopo poche ore, verso le 6 del mattino, prende e fa per uscire dalla città imboccando l'autostrada, perché deve andare a fare radioterapia all'ospedale di Trento, perché gli è stato asportato un testicolo per un tumore maligno, e questo sarà anche poi un elemento probatorio importante, e quindi lui, vestito come l'iconografia classica dell'arresto lo ricorda, con una polo maniche corte e con un paio di pantaloncini corti, l'aria da persona tranquilla anche un po' allampanata, prende questa macchina che è la sua e va tranquillamente verso l'autostrada, intercetta un posto di blocco che lo ferma, la gente vede immediatamente che manca il deflettore, quindi fa cenno all'altro di chiamare altre pattuglie, sono pronti anche a estrarre le armi, lui in realtà sembra tranquillo, al sedile del lato passeggero non c'è neanche più il sedile perché l'ha sventrato, fa finta di niente, patente libretto, può aprire per favore il baule, aprono il baule e trovano dentro una cosa allucinante che è la carta d'identità della ragazza, della Marika Zorzi, attaccata con lo scotch dentro al baule. In più trovano dei resti del sedile, della fodera del sedile sbrindellata, più ancora alcuni indumenti di lei. A quel punto, secondo loro, è fatta. Lo portano in questura e in effetti lui confessa, perché altro non può fare. L'interrogatorio si chiude con una domanda sibillina da parte del PM. Gli chiede: lei è sicuro di non aver ucciso altre donne? E lui risponde: sì, sono sicuro al 99%. Sì, in effetti già da questo passaggio direi che si annuncia un po' poi quello che sarà tutto il suo atteggiamento anche durante le indagini e poi il processo, cioè della serie: voi cercate le prove, io casomai confermo, no? È un po' questo l'atteggiamento che terrà Marco Bergamo, non è vero? Sì, perché dopo questo primo interrogatorio, ovviamente cosa succede? Che gli inquirenti dicono: è lui, però dobbiamo lavorarci su. Perché negli interrogatori successivi, condotti in maniera, se vuoi, un po' blanda, lui in realtà nega, e anzi al PM che lo interroga dice: beh, lei mi porti le prove e poi ne riparliamo. Quindi si instaura subito una sfida fra il potenziale serial killer, che al momento era confesso di un solo delitto, e il pubblico ministero. Il secondo elemento di confessione, che riguarda la prima vittima, quella del gennaio del 92, è importante ed è un biglietto lasciato sulla tomba dall'assassino. È un biglietto scritto a mano dove c'è scritto: mi dispiace Renate, ma quello che ho fatto doveva essere fatto e tu lo sapevi. Firmato MM, doppia Milano. Questo biglietto era stato trovato sulla tomba di Renate Rauch quando era stata sospesa una cosa che si faceva all'epoca perché non c'era la tecnologia, cioè la videosorveglianza della tomba, perché è vero, come succede in molta filmografia, che alle volte l'assassino torna sul luogo del delitto, ma torna anche, partecipa alle esequie, si mischia tra la folla, come vediamo in molti film, e tende magari a presentarsi. E in effetti quel biglietto lasciato sulla tomba di Renate Rauch era stato assegnato al fascicolo a carico di ignoti, fascicolo che viene riaperto dopo il suo arresto, e non ci vuole nulla, senza neppure bisogno di una perizia calligrafica, a vedere che ci sono delle caratteristiche della scrittura a mano
che sono identiche a quelle degli appunti trovati a casa di Marco Bergamo. Ad esempio, lui scrive in stampatello maiuscolo quello che noi diciamo alto alto, ma poi le fa minuscole. Altre caratteristiche di Vergara e la M. Insomma, il PM quando vede quel biglietto dentro al fascicolo e la comparazione delle carte sequestrate a casa sua, dice è fatta. Cerca ovviamente di capire quali potessero essere i collegamenti tra la vittima e l'assassino, fa fatica a trovarli, però si rende conto che Marco Bergamo probabilmente è sceso dalla Settimana Bianca proprio per cercare una preda, è tornato nella zona della prostituzione a Bolzano, ha ucciso Renate Rauch, l'ha lasciata lì ed è tornato in montagna. Va a interrogarlo, gli dice guardi poche storie, gli mette lì davanti il biglietto, a me racconta è stato zitto, ha guardato quel biglietto a lungo tempo, dopodiché ha detto sì, è vero, sono stato io e ora le racconto come sono andate le cose, e confessa anche quel secondo delitto. Ecco, nel frattempo sono accadute molte cose, c'è stato diciamo un diciamo sono andati a casa sua, hanno trovato tutta una serie di elementi che ovviamente iniziano a studiare. Ecco, adesso però cerchiamo un attimo di concentrarci su di lui. Lui, ad esempio, pare che al lavoro il datore di lavoro lo descriva come una persona normalissima, addirittura aveva anche avuto un aumento di stipendio. Ecco, Marco Bergamo vive con il padre, l'abbiamo accennato all'inizio, ma vale la pena ripeterlo, e la madre, che hanno una settantina d'anni circa, più o meno, ha un fratello che vive per suo conto, è sposato, lui vive con i genitori. Ecco, questi genitori, insomma, che dicono di Marco? Come lo descrivono? Che raccontano? Pare che, insomma, abbiano in realtà un atteggiamento abbastanza di copertura, almeno questo è quello che emerge anche dal tuo libro. Ora io le carte non le ho lette, tu hai avuto modo di guardarle. Beh, insomma, loro lo difendono in qualche modo, cercano di coprirlo. Allora, questa è una vicenda abbastanza drammatica nel dramma complessivo. È una famiglia apparentemente normale, in cui c'è un figlio, se volete, un po' mammone, che a 26 anni vive ancora con i genitori, però, ripeto, siamo nel 92, ce n'erano parecchi altri, non era una mosca bianca. I genitori chi sono? Il padre è un pensionato che lavorava per l'officina del gas, e la madre è una casalinga. In tutto questo, anche rispetto al vicinato, ai colleghi di lavoro, c'è un'apparente normalità che pian pianino, con il progredire delle indagini, si sgretola, sino ad arrivare alle drammatiche testimonianze dei genitori, prima davanti al PM e poi al processo, in cui ci si rende conto che questi genitori hanno vissuto un dramma incredibile. Quando subito dopo l'arresto, quel 6 agosto 92, la squadra mobile fa irruzione nell'abitazione dove Marco Bergamo vive con i genitori, e lui non ha neppure una sua stanza, cioè lui ha una stanza col letto divano, col divano letto, che è il salotto di casa e che poi diventa la sua stanza, quindi ancora più legato a doppio filo ai genitori. Insomma, la perquisizione ovviamente va alla ricerca di indumenti, di coltelli, di armi del delitto, di ritagli di giornale, di qualunque cosa, e nella stanza da letto dei genitori, in un cassetto dove normalmente ti aspetteresti mutande e calzini, trovano 14 coltelli. 14 coltelli su cui la stessa squadra mobile resta basita. Cosa sono? Sono tutte le armi che il padre ha di fatto sequestrato a suo figlio prima di lasciarlo libero, apparentemente per la prima volta, e lasciarlo andare alla Settimana Bianca. Cioè, prima di lasciarlo solo, i genitori hanno messo sotto chiave i coltelli. Questo poi in realtà diventa un elemento
drammaticamente importante per l'ultimo delitto, perché Marco Bergamo, che secondo quello che verrà ricostruito esce di casa per uccidere, cerca una preda ed esce già col coltello, in casa trova soltanto un coltello tagliapane, l'unico che il padre riteneva inoffensivo e che ha lasciato in cucina. E lui difatti uccide Marica Zorzi con 41 coltellate, con uno strumento assolutamente non adeguato ad offendere, perché il coltello tagliapane notoriamente, insomma, è ben diverso da altre armi che lui ha utilizzato che sono state trovate. Al processo, in una drammatica testimonianza, viene chiesto al padre perché aveva sequestrato i coltelli. Gli viene detto, ma i coltelli si sequestrano ai bambini, non agli adulti. E lui dice, beh, insomma, i coltelli sono pericolosi, in qualche modo facendo capire che lui o aveva capito o temeva, perché altrimenti non l'avrebbe fatto. Altrettanto drammatica la testimonianza della madre, che di fatto lavava le macchie di sangue sui pantaloni dicendo credevo fossero macchie di aranciata. Questo era il côté generale. Poi c'è, e questo è di fatto il titolo del mio libro, Anatomia di un serial killer, tutta una serie di progressione di parafilie e di disturbi della sfera sessuale di cui se vuoi parliamo. Esatto, sì. Che ovviamente lui non nasce dal nulla come serial killer, ma ha un percorso che è ricostruito nell'anamnesi ex post fatta dalla psicopatologia forense a cui è stata sottoposta, fa capire che c'è stato oggettivamente un crescendo che in qualche modo poteva essere intercettato. Sì, ecco, io direi che vale assolutamente la pena, no, di cominciare a porsi qualche domanda, e visto che tu hai avuto modo anche di comunicare con lui, insomma, no, di cercare qualche risposta. Ora, che c'è che non va dentro Marco Bergamo? Poi riprendiamo il racconto, perché in realtà, come abbiamo detto all'inizio di questo racconto, di questa storia, ci sono altri due delitti che gli girano intorno e che, almeno secondo la sentenza, lui avrebbe compiuto. Ecco, tu che idea ti sei fatto di Marco Bergamo? Cioè, che problema aveva? Cioè, viene da dire questo, no? Ora noi ci troviamo di fronte a una cosa veramente drammatica, perché questo ragazzo, quest'uomo ha ucciso con una lucidità, a mio avviso, incredibile, cioè con una lucidità, con una consapevolezza, probabilmente come serial killer è probabilmente un po' disorganizzato, non è proprio, no, diciamo, il killer lucido che pianifica tutto, un po' improvvisa. Ecco, ma qual è il suo problema? Ok. Che viene fuori? Rispondo anche a Elena, e la risposta è no, non ha avuto relazioni amorose prima dei delitti, e questo è esattamente il côté dell'anamnesi. Lui è un bambino solitario che diventa un ragazzo complessato, che diventa un adolescente problematico. Parte con una psoriasi, quindi una malattia della pelle che per i bambini è abbastanza ripugnante, per cui rischia di tenerti lontano. È introverso di suo, ma probabilmente lo diventa ancora di più. È cicciottello e, insomma, all'epoca non siamo nell'epoca del body shaming, insomma, i compagni ti prendono in giro, le bambine ti tengono alla larga, ti chiudi sempre più in te stesso, ha pochi amici, non ha nessuna fidanzata, per cui pian pianino si richiude sempre di più nel suo guscio. Ora, non è che un bambino o un ragazzo introverso diventa un serial killer, ma pian pianino c'è un'evoluzione, quindi lui ad esempio fa grande difficoltà ad avere amicizie, non a trovare la fidanzatina, e quindi è isolato, si isola, fa lunghe passeggiate nei boschi, e nei boschi cosa fa? Intaglia con i coltelli, intaglia la corteccia. Si trova sempre più da solo, ha una famiglia che non l'aiuta probabilmente in questo percorso, e quindi inizia ad avere una serie di disturbi del comportamento sessuale. Ad esempio, spariscono degli indumenti intimi dallo stenditoio comune del palazzo, di cui peraltro il padre è amministratore,
Qualcuno dice anche al papà, ma non è che è stato suo figlio, lui dice, per carità, mio figlio non fa queste cose. Feticismo. Poi iniziano degli elementi di esibizionismo. Due ragazze dicono, che abitano in un condominio di fronte, l'abbiamo visto che si masturbava al balcone. Chiamano la polizia. La polizia, siamo nel 92, dice, vabbè, ma sapete quante segnalazioni di esibizionisti noi abbiamo ogni giorno? Portateci le prove. Ora, adesso avrebbero filmato col telefonino, no, il balcone di fronte, o avrebbe avuto una videocamera. Queste non ce l'avevano, e quindi quella denuncia, che non è una denuncia ma una segnalazione, resta lettera morta. Lui poi, ad esempio, fa una cosa che si chiama coprolalia telefonica. Sostanzialmente sono le famose telefonate, le molestie sessuali anonime. All'epoca a casa sua vengono ritrovati dei pezzi degli elenchi telefonici, qualcuno se li ricorderà perché esisteva quella roba lì, cioè quei tomi enormi della SIP, e lui avevano trovato anche delle pagine dell'elenco di Milano, lui sceglieva delle vittime a caso, se rispondeva una donna gli faceva le telefonate da maniaco sessuale, per dire. Ci sono quindi una serie di situazioni complicate che evidentemente evolvono e che creano comunque la sua difficoltà seria di avere un rapporto con l'altro sesso. Allora lui cosa fa? Lui va a prostitute, ma ha un'impotenza psicogena, cioè fa fatica, non ha erezione, e quindi sviluppa due questioni. Uno, il feticismo, per cui chiede alle prostitute con cui si apparta, ad esempio, di vendergli le mutandine o cose del genere, oppure, come dire, fa da solo. Però rispetto a questo, e questo lo dice l'anamnesi, lui inizia a considerare il coltello come un sostituto fallico e quindi esce di casa con il coltello. Non tutte le donne, ci sono delle donne che sono scampate alla sua furia omicida, perché non è che lui ne ha incontrate 5 e ne ha uccise 5. Altre donne raccontano di essersi appartate con lui e di non aver avuto nulla, anche se sembrava un tipo, diciamo, un po' strano. Ora, anche tutto questo insieme di patologie della sfera sessuale, che poi il DSM-4 ha in qualche modo riclassificato, cioè sono disturbi del comportamento della sfera sessuale, il loro reale inquadramento dal punto di vista scientifico e giuridico è cambiato nel corso degli anni. Però, insomma, tutte queste cose qui ovviamente lo rendono un soggetto che non ha possibilità di avere fidanzate, di avere una vita sessuale, e quindi lui va a prostitute. Il problema è che in realtà nel 1985, cioè 7 anni prima, succede ben diverso. Esattamente. Era accaduto qualcosa di molto diverso, che però può essere considerato l'esordio, insomma, no, di questo seriale. Perché, appunto, sempre siamo a Bolzano, lui conosceva una ragazza, tale Marcella Casagrande, poverina, 15 anni, e lei, i genitori di lei sono separati, ma sembra siano rimasti in buoni rapporti. Marcella vive, appunto, con la madre e con il nuovo compagno della madre. Ora, che succede? Cioè, come pensi che Marcella Casagrande, cioè perché ha fatto entrare dentro casa Marco Bergamo, oppure Marco Bergamo è riuscito a entrare per suo conto inventando qualcosa? Te la racconto dalla fine. 3 gennaio 1985 la mamma rientra a casa e trova una scena allucinante. Nel corridoio di casa sua c'è la sua bambina di 15 anni, bambina sul serio, accoltellata in una maniera tremenda, quasi sgozzata. Un delitto che non si capisce, e questo si genera... Tantissime, quante sono? Più di 20, mi sembra. 24. Ah, 24. La testa quasi recisa. Questa veramente non si capisce, è una scena allucinante, e gli investigatori non ne escono per un presupposto che poi si rivelerà falso e che mi farebbe fare altre considerazioni su altri cold case, cioè la nostra convinzione radicata che deriva dalle indagini senza che il presupposto di base
venga messo in dubbio come dogma di partenza, cioè Marcella non avrebbe mai aperto la porta al suo assassino, quindi era una ragazza premurosa, verissimo, ben educata, verissima, a cui la mamma aveva fatto lavaggio del cervello, verissimo, quindi l'assassino è da ricercare nella sfera familiare. E questo crea un disastro a una madre devastata da una fine incredibile della sua figlia, perché sospettano di lei, del suo convivente, dell'ex marito, di tutta una cerchia familiare, perché dicono è impossibile, qualcuno pensa che l'assassino avesse le chiavi, che fosse addirittura nascosto dentro l'appartamento, e per anni questo sospetto unisce dolore al dolore, perché in qualche modo continuano a essere convinti che i genitori non la raccontino giusta, capisci? Cioè, chi può uccidere barbaramente una ragazza di 15 anni? Con anche, non un tentativo di violenza, ma insomma un rito feticistico per cui le mutandine, vabbè, adesso non entriamo in particolari, ma insomma sono state tagliuzzate, ecco, cioè ci sono situazioni molto particolari, fra l'altro con un colpo violento al volto che la butta a terra. Avevo visto prima passare una domanda, lui non aggredisce tutte le persone, tutte le sue vittime prendendole alle spalle, però come dico, qui siamo non dentro a una macchina ma in un appartamento, quindi in una situazione ancora diversa in cui le modalità d'attacco possono cambiare. Questo è quello che succede, la città impazzisce per anni fino a quando Marco Bergamo confessa il suo terzo delitto ed è questo. E cos'è successo? Succede che loro abitano in un quartiere, nello stesso quartiere, a 5 minuti di distanza uno dall'altro, lei è più giovane di lui perché lui ha 18 anni, lei ne ha 15, e praticamente la intercetta, vedi la mentalità del predatore, la becca mentre passeggiano per strada insieme, lei è una studentessa, lui anche, ciao come va, come ti chiami, lei innocente parla, passano davanti a un negozio di fotografia, ah guarda qui va mio papà, anch'io, ma ti piace la fotografia? Sì, siamo entrambi appassionati, dai che ti accompagno fino a casa. La accompagna fino a casa, vede dove abita, la lascia sotto il portone, ciao ciao ci vediamo, va a casa, prende il coltello, torna da lei, citofona, ciao chi è? Sono Marco, quello di prima, ti ricordi? Salva un attimo, ti va? E lei, contrariamente a tutto lo storytelling che ha accompagnato questa storia, ingenua, gli apre, e come se gli apre la porta, e lo porta nella sua cameretta dove si siedono insieme, e lui inizia a parlare della fotografia e lei parla con lui e sembra tutto a posto. A un certo punto però lei si rende conto che questo ragazzo più vecchio di lei ha comunque qualcosa che non la convince, prende paura, si spaventa. Noi non sappiamo cos'è successo perché lui fa una confessione a sbalzi, cioè dice e non dice, però sappiamo che c'è un momento altamente drammatico in cui lei capisce che deve cercare di metterlo alla porta, allora finge una telefonata, ricordo che all'epoca la telefonata voleva dire quella roba lì in casa con la cornetta, la SIP, cioè non c'erano i cellulari, quindi lei dice scusa un attimo devo fare una telefonata, chiama la sua amica del cuore e dice Katia dobbiamo uscire, perché cerca di metterlo alla porta, e lei dall'altra parte, perché lei poi testimonia, dice ma io non capivo, non era una disperata ricerca di aiuto, e quindi io le dicevo ma no, non abbiamo un appuntamento, lei diceva ma sì, non ti ricordi, e lei poveraccia dall'altro capo non capiva, insomma mette giù il telefono, lei cerca di mettere alla porta questo ragazzone che evidentemente non credo abbia tirato fuori il coltello, ma insomma capisce che qui butta male, e a un certo punto scatta la sua violenza, lui dice ricordo solo il primo colpo, poi più nulla, perché cerca di fingere un po' un'amnesia, uno sdoppiamento di personalità funzionale a riconoscerne poi processualmente il vizio di mente, quindi dottor Jekyll, Mr. Hyde, eccetera, lui dice non ero io quello che colpiva. In realtà lui è un uomo che odia le donne e le perizie lo considerano un sadico sessuale. Arrivano al punto da dire che siccome questo è sicuramente il primo delitto, è stato in quell'occasione che lui ha scoperto il delitto, l'omicidio per godimento, cioè il piacere dell'uccidere, tanto che addirittura non gli danno la premeditazione ma gliela danno per tutti gli altri casi, perché dicono lui è uscito per cercare una preda nelle altre situazioni in cui ha ucciso. Esatto,
E quindi è questo l'esordio, cioè è l'esordio di un predatore, naturalmente. Ora, c'è anche sempre nel 1985, ma anche qui, no? Marcella Casagrande, gennaio, il 26 giugno del 1985, c'è un altro delitto, quello di Mirella Cipolletti, che viene uccisa, accoltellata nel suo appartamento con 19 colpi, tutti colpi dati tra seno, torace e cuore, e la coltellata alla schiena, che sembra un po' la firma di Marco Bergamo. Chi è Mirella Cipolletti? Ora ne parleremo, non è rimasto molto tempo, però è importante parlare anche di questa vittima, perché è una ex insegnante delle scuole medie di Bolzano, una donna molto bella, vero? Sì. Una donna che fa la baby pensionata, cioè era un'insegnante di scuola media, che a un certo punto decide di diventare una escort, anche se nell'85 le escort non esistono. È una prostituta che vive in una parte della città e ha un appartamento nella parte opposta della città, in quell'appartamento si prostituisce. All'epoca si usano i settimanali oppure i giornali per fare gli annunci. Qualcuno se lo ricorderà, erano chiromanti, erano massaggiatrici, erano fattucchiere, insomma erano annunci che tutti capivano, ma che formalmente era un'altra cosa. E lei, fra l'altro, era una donna esperta che si segnava i nomi dei clienti, cercava di prendere appuntamenti con una clientela selezionata. Quindi c'è uno stacco micidiale da quel 3 gennaio a quel 26 giugno, in cui mi sono anche nell'età, naturalmente, perché stiamo parlando di una persona. Esatto. Mi sono interrogato a lungo di come, e ho ancora qualche dubbio, confesso, di come sia possibile che in 6 mesi Bergamo sia passato da una bambina, una preadolescente di 15 anni, perché poi nell'85 era quello, a una prostituta professionale di 41. Ecco, io mi sono confrontato molte volte col PM, anche in questo libro c'è una lunga intervista che chiude sostanzialmente la mia ricostruzione. Lui continua a dire, ed è comprensibile, che Marco Bergamo, da quel punto in poi, si è reso conto che l'unica maniera di soddisfare le sue pulsioni sessuali era quello di trovare delle donne a pagamento, perché una donna non sarebbe mai andata con lui. Era proprio incapace, sì, ha ragione Sandra, avversione e rabbia, lui era assolutamente incapace di intessere un livello emozionale, ma anche solo un approccio vagamente sessuale con una donna, e quindi il suo terreno di caccia non potevano che essere le prostituzioni. E quindi questo giustificherebbe lo stacco. È vero che la firma di questi delitti è sempre la stessa, anche se c'è sempre un qualcosa che in qualche modo è diverso. Ad esempio, per il delitto Cipolletti c'è un doppio tramite, una sola coltellata, che non è una coltellata, ma che probabilmente è una forbice. Una cosa molto particolare, perché fa pensare a una doppia arma del delitto. Tutti gli altri fendenti sono figli della stessa arma bianca, e poi c'è un doppio tramite che il perito che ha fatto l'anatomia, che ha fatto la perizia autoptica, ritiene possa essere una forbice. Però in linea di massima siamo alla stessa firma. In questo caso è particolare il fatto che si trova un preservativo non usato sul comodino, e in effetti potremmo anche ricondurlo al fatto che il cliente, un cliente come Marco Bergamo che non ha erezione, probabilmente ha colpito in altro modo. Tieni presente che lui si giustifica al processo dicendo in qualche modo che reagisce. Questa è un'autogiustificazione interessante che lui adotta per una serie di situazioni. Ad esempio, per la Marica Zorzi dice che si è spogliato, lei ha visto che era senza un testicolo perché, come ho detto, gli era stato asportato, gli ha detto che era un mezzo uomo e lì è scattata la sua rabbia. In un'altra circostanza
lui dice che a un certo punto non ci ho visto più. Quindi questo con Marcella Casagrande che l'ha messo alla porta. Quindi lui in qualche modo dei delitti confessati cerca sempre di trovare una giustificazione, come se avesse reagito a un qualcosa e non che gli fosse partito, come dire, l'impeto assassino a prescindere, diciamo. Ecco, io vorrei chiudere un po' con le perizie. Francesco Introna, che all'epoca era insomma un luminare per quello che riguarda la psichiatria, lo definisce incapace di intendere e volere, in qualche modo. E quindi è chiaro che, diciamo come è andata a finire, un po' ce lo possiamo immaginare, perché la condanna che Marco Bergamo ha ricevuto è l'ergastolo. È chiaro che se la Corte e i vari collegi giudicanti avessero preso per buona la perizia di Francesco Introna, forse sarebbe stato destinato appunto ad una casa di cura circondariale, ma comunque ad una casa di cura. Un altro psichiatra che si chiama Enzo Conciatore dice esattamente il contrario, ovvero che Marco Bergamo è perfettamente capace di intendere e di volere. Ecco, come nasce invece la, come possiamo chiamarla, la superperizia, ecco. Allora, la Corte e chi ne è appunto protagonista? La Corte d'Assise di Bolzano si trova di fronte a una situazione classica, cioè la CTU del PM, cioè lo specialista incaricato di stabilire le condizioni mentali al momento del fatto, ovviamente, quindi dal punto di vista giuridico, parliamo di psicopatologia forense, il consulente del PM, Conciatore, dice perfettamente in grado di intendere e volere, e il consulente della difesa, in uno schema classico che conosciamo, dice assolutamente vizio totale di mente. A quel punto ovviamente la vexata questio non può essere che risolta dal perito dei periti, per cui a quel punto la Corte d'Assise decide una collegiale. La collegiale viene assegnata a quello che all'epoca è considerato il meglio della psicopatologia forense italiana, Ponti Fornari Bruno. Fornari, notissimo a Torino, sui libri di Ponti hanno studiato intere generazioni di studenti, e Francesco Bruno è noto soprattutto perché è il primo criminologo, diciamo, da salotto, perché vi ricordate Bruno Vespa, Porta a Porta, insomma, era l'inizio di quel fenomeno, ma comunque preparatissimo anche lui. Lui viene dalla Sapienza. Loro tre insieme fanno un'anamnesi dettagliata, molto interessante, che sostanzialmente dice questo. Lui è un uomo che odia le donne, tranne la madre. Lui è un soggetto, quello che vi ho raccontato prima è figlio della loro anamnesi, cioè tutto quel percorso di parafilie, di autoisolamento, eccetera. Lui è un sadico sessuale, lui sa benissimo quello che fa, e lo dimostrano tutta una serie di dinamiche che, sia pure contemplando alcune ingenuità logistiche e organizzative, come hai detto tu, perché poi il killer organizzato non è una favoletta, ma insomma è una cosa molto complicata. Tu pensa poi anche, lo avete detto in altre trasmissioni, la stanchezza fisica dell'overkilling, che sembra, come dire, una cosa tremenda da dire rispetto alla giusta considerazione delle vittime, ma se noi parliamo di criminodinamica dobbiamo anche dire che sferrare 41 coltellate è uno sforzo gigantesco, anche rispetto a una ristrettezza di luogo in cui avviene la scena, e quindi anche la lucidità nel ricomporre la scena dopo è un'altra cosa. Lui comunque viene riconosciuto come un assassino che esce a cercare le sue vittime, e lo fa perché solo in questo modo lui in qualche modo compensa l'impotenza psicogena, quindi l'incapacità di avere rapporti sessuali, ma in altro modo è anche colui che cerca la vittima e quindi trova l'omicidio per godimento,
che probabilmente nel periodo di cool out riconosciuto dalla sentenza, cioè due delitti nell'85 e tre nel 92, in realtà non ha agito, se non ha agito, perché ovviamente nessuno è in grado di dirlo, però non abbiamo la prova contraria, in quei 7 anni lui è stato tenuto a bada dai genitori, in particolare dal padre, il quale dice che nell'85, quando è stata uccisa la studentessa, lui a suo figlio, che è tornato a casa dopo il delitto dai genitori, e tutti i telegiornali non parlavano d'altro e gli hanno detto: ma hai visto, Marco, cos'è successo qui a 5 minuti da noi? E lui non ha reagito e non ha detto nulla. A quel punto probabilmente il sospetto gli è venuto, tant'è che a casa dei genitori trovano anche un ritaglio del delitto della studentessa, che non era stato attribuito a Marco Bergamo ma al padre, come se il padre se lo fosse tenuto per dire: secondo me l'hai uccisa tu quella. Ecco, e siamo arrivati alla fine di questa storia. Mi viene da dire, per concludere, qualcosa di che mi ha colpito molto del tuo libro. Marco Bergamo è andato al funerale di Marcella Casagrande. E questo probabilmente dimostra un po' quello che tu hai detto in queste ultime battute, ovvero che quello è davvero stato l'esordio di Marco Bergamo e che quello è stato il momento nel quale Marco Bergamo ha scoperto il piacere di uccidere. Ecco, io direi che possiamo chiudere qui. Ti ringrazio di averci raccontato questa storia e anche di aver scritto questo libro. Io davvero ve lo consiglio, perché prende molto, è costruito bene. Poi c'è anche un velo di ironia di Paolo Cagnan, no? Un po' nel raccontare anche i tentativi della psichiatria, no? Di comprendere appunto i comportamenti umani. E allora grazie di essere stati con noi, e alla prossima, e buona serata a tutti.